Buona domenica, ben ritrovati sempre su TGCom24. Con noi questa domenica Monsignor Ioannis Gaid, presidente della Fondazione Fratellanza Umana. Grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Monsignor Gaid, ieri si è celebrata la giornata mondiale per la fratellanza umana. Qual è il contributo che la Chiesa dà proprio per questo cammino insieme al mondo dell'Islam? La Chiesa, con tanto coraggio di Papa Francesco, sta portando questo messaggio che ogni giorno acquista più terreno. È molto importante perché ieri abbiamo celebrato il 4 anni della firma del documento sulla fratellanza umana, che sarà per sempre un riferimento per tutto il dialogo interreligioso tra il mondo islamico e il mondo cattolico, una pietra angolare di questo dialogo e una svolta, e noi lo chiamiamo sempre un map rud, una guida per tutto il dialogo e per tutto il rapporto tra il mondo islamico e il mondo cristiano, ma anche per tutti coloro di buona volontà. E il documento si rivolge addirittura ai non credenti, a tutte le persone che condividono i valori della fratellanza umana. Il pontificato di Papa Francesco che contributo ha dato proprio per il dialogo interreligioso, in particolare con l'Islam? Papa Francesco ha avuto il coraggio di portare il dialogo interreligioso iniziato dopo il Vaticano II a una svolta storica, quella del documento, perché nel passato abbiamo avuto tantissimi documenti fermati tra delegazioni del mondo islamico, del mondo sciita, del mondo sunnita, con la Chiesa Cattolica, ma per la prima volta nella storia un documento viene fermato dal Romano Pontefice, dalla persona del Santo Padre se stesso, con un altro capo religioso conosciuto nel mondo sunnita come il grande imam. Quindi Papa Francesco ha avuto il coraggio di portare il dialogo a un altro passo storico che sarà ricordato per sempre, e da questo passo storico è uscita anche l'enciclica del Santo Padre Fratelli Tutti. E il mondo islamico come ha accolto questa novità? Il mondo islamico ha un grande rispetto, stima e affetto verso Papa Francesco. Non dimentichiamo che il Santo Padre ha visitato la Terra Santa, la Turchia, Egitto, il Marocco, gli Emirati Arabi e ultimamente Bahrain. Quindi il Papa ha riservato uno spazio molto speciale al mondo islamico, che è stato accolto dal mondo islamico con tanto rispetto e stima. Tutti ripetono sempre quello che dice il Papa: per noi è un ordine. E tra poco ci sarà anche una nuova iniziativa, l'inaugurazione della casa abramitica, sì, ad Abu Dhabi. Questo è un ennesimo passo in avanti. E certo, perché questo, diciamo, la casa di Abramo è il primo frutto del documento, perché appena il Santo Padre ha firmato con il grande imam il 4 febbraio nel 2019 il documento, subito dopo ha firmato la prima pietra della casa di Abramo. Adesso, dopo 4 anni, sarà inaugurata tra poche settimane, come un simbolo che le religioni possono convivere nel rispetto reciproco, uno ciascuno rispettando le proprie radici, liturgie, leggi, ma guardando l'altro non come nemico ma come fratello. Lei è cristiano copto, arriva dall'Egitto, e proprio in Egitto si lavora tanto per il dialogo interreligioso. Voi, come anche Associazione Bambino Gesù del Cairo, vi siete messi soprattutto a disposizione dei più deboli e di chi ha bisogno. Allora, in Egitto esiste ancora oggi la comunità cristiana più numerosa, la comunità copta. Stiamo parlando di più di 10 milioni di cristiani orientali che vivono in un paese islamico di maggioranza islamica. L'Egitto oggi come oggi è di circa 110 milioni di abitanti. Quindi l'Egitto ha il dovere di vivere e aiutare gli altri a vivere la convivenza, il dialogo interreligioso. La nostra associazione Bambino Gesù del Cairo e la nostra fondazione Fratellanza Umana sono due realtà che cercano di trasformare questo concetto bellissimo della fratellanza umana in azioni concrete, perché è bello parlare della fratellanza umana, ma più bello trasformarla in azioni concrete. Cosa facciamo di concreto? Noi abbiamo iniziato a costruire l'orfanotrofio Oasi della Pietà,
e tra poco, a Natale prossimo, sarà inaugurata tutta la casa. Abbiamo già inaugurato una parte, adesso puntiamo a finire tutto il lavoro a dicembre prossimo. Il secondo progetto è l'ospedale Bambino Gesù del Cairo, un ospedale molto legato al Bambino Gesù di Roma, dove i medici che lavoreranno là, egiziani, avranno le informazioni qua a Roma, e sarà il modello del Bambino Gesù di Roma a guidarci nel Bambino Gesù del Cairo, dove verranno accolte, ricevute, curate tutti i bambini di qualsiasi religione, dell'Egitto, del mondo arabo, del Medio Oriente, dell'Africa. Quindi sarà un messaggio di accoglienza e di apertura verso tutti. Un altro progetto che stiamo portando avanti con tanta fatica ma con tanta gioia è quello delle veicoli sanitari. Noi andiamo nei villaggi, nei posti sperduti, con i medici volontari a ricevere i bambini, curare, fare analisi, dare medicine gratuitamente e a dire a loro che la fratellanza è una cosa che deve essere vissuta e vista in tutti noi. Chi di noi può fare qualcosa la deve fare. E in Egitto si riesce a vivere in pace, in armonia tra le religioni? In Egitto la convivenza è molto storica, ci sono stati momenti di difficoltà, ma attualmente dobbiamo dire che con l'attuale governo c'è tanta armonia, c'è tanto rispetto. Il primo progetto che è stato inaugurato nella nuova capitale è la cattedrale della nascita di Cristo nel giorno di Natale, e la moschea più grande, quindi per dare un messaggio che le religioni non devono essere usate per l'odio, per giustificare l'odio e la violenza. E questo è il messaggio e il cuore del documento sulla fratellanza umana. Nessuno ha il diritto di usare il nome di Dio per giustificare la violenza, il terrorismo, l'odio. Anzi, il documento dice, con una frase stupenda, Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno e nessuno deve usare il nome di Dio per giustificare l'odio e il terrorismo. Se noi ci dichiariamo credenti, quindi abbiamo il dovere di trasformare questa fede in atti concreti di fratellanza, di amore, di carità verso tutti. Essere credente è un dovere che ci chiama a essere anche aperti agli altri e a accettare e accogliere tutti. Con la vostra associazione Bambino Gesù ricevete attenzione e vicinanza anche con gesti concreti da parte della gente? Noi abbiamo iniziato con questa associazione, questa realtà bellissima, circa 3 anni fa. Siamo circa 80 soci, tra cui 4 cardinali, tra cui alcune personalità del mondo cristiano e del mondo islamico. Anche la nostra fondazione Fratellanza Umana, fatta da cristiani e non cristiani, perché crediamo che dobbiamo collaborare insieme. Io a un imam in Egitto molto conosciuto, è il consigliere del presidente, in un incontro le ho chiesto, signor grande imam, la tua religione ti chiede di fare il bene? E lui mi ha risposto, certo sì, e la mia mi chiede lo stesso. Andiamo a farlo insieme. E da quel momento abbiamo costituito questa realtà della fratellanza umana in Egitto, che porta avanti le stesse progetti. E dobbiamo dire che la risposta della gente è stata molto accogliente, generosa, con tanto rispetto per quello che stiamo facendo, perché le nostre iniziative non mirano a servire una parte, non l'altra, ma servire tutti i bambini. Le visite che facciamo, l'ultima era per 100 bambini. Su 100 bambini abbiamo trovato, facendo le analisi, che 100 bambini hanno problemi serie, perché alcuni di loro non hanno mai ricevuto una visita. Ma questi bambini non sono cristiani, non sono musulmani, sono egiziani e rappresentano tutta. Quindi c'erano cristiani, c'erano musulmani, c'erano tutti, e i nostri medici sono fatti da tutte le parti per dare questo messaggio, che possiamo collaborare insieme per fare il bene, e più siamo uniti nel bene, più bene possiamo fare. Grazie a Monsignor Ioannis Gaid, presidente della Fondazione Fratellanza Umana, grazie per essere stato con noi. Grazie di cuore. Grazie, e noi ci vediamo come sempre la domenica su TGCom24.